Ben ritrovati, come sempre vi raccomandiamo di iscrivervi al canale. Abbiamo bypassato quota 1800, alziamo un po' il tiro. 1870, data storica, guerra franco-prussiana. Le guerre non sono mai belle, però è una data importantissima nella storia. Sapete benissimo per quale motivo: l'Alsazia e la Lorena, da lì a poco ci sarà il congresso di Berlino, le assicurazioni, le controassicurazioni. Però è un canale di calcio, quindi rimaniamo sul calcio. Vi ringrazio come sempre per seguirmi. Ringrazio anche tutti i tifosi non juventini che continuano a scrivere, continuano a vedermi in chiave positiva, come comunque una persona onesta che parla di calcio. Questo mi fa veramente piacere. E ovviamente, se vi va, attivate la campanellina che vi consentirà di essere sempre aggiornati. Detto ciò, oggi ci sono delle novità di mercato, direi importanti, perché tante volte nel calcio esistono le sliding door. Avete tutti presente il famoso film che è diventato una sorta di cult, dove le porte che si aprono e si chiudono vanno a determinare due storie diverse per la protagonista. Purtroppo, dico purtroppo perché non è mai bello quando un giocatore, un nazionale tra l'altro, ma comunque un gran bel attaccante come Scamacca subisce un infortunio di questa portata che lo terrà fuori sicuramente per 6 mesi da campi di calcio, ma mi permetto di dire purtroppo anche per la Juve, perché in questo momento è chiaro che la trattativa per Coop Miners, che sembrava ben avviata, io avrei dovuto anche fare un video, poi vi dico la verità, mi è mancato il tempo perché sabato sera in trasmissione, chi l'ha seguita sa già tutto, quindi è un ripetuta Juvent. Ero con Luciano Passirani, ex dirigente a Tarantino, noto opinionista di Tele Lombardia, persona molto 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 sincera, persona molto molto cordiale, gentile, che ho avuto il piacere di conoscere, il quale sia a me privatamente, ma soprattutto a Tele Lombardia, ha dichiarato che insomma Coop Miners Juve era cosa fatta, era una questione di giorni, era questione di aspettare, come più volte è stato detto da me, ma anche da tanti altri colleghi, la finalissima di Supercoppa contro il Real Madrid, per poi chiudere il discorso nei giorni a venire, diciamo da Ferragosto in poi. Certo che questo infortunio di Scamacca complica un pochino le cose. Qualcuno dirà: so già, ma non coprono lo stesso ruolo. Scamacca è un puntero, è un pivot, come piace chiamarlo a me da ex allenatore di basket, è una punta centrale, è un vero centravanti, mentre Coop Miners è un trequartista. Vero, però oggi è altrettanto vero che purtroppo non è facile trovare gli attaccanti, quindi di conseguenza tante squadre vanno a cercare quei 9 e mezzo, quei 10, quei giocatori che in un certo senso non hanno un ruolo ben definito, che possono anche vestire i panni della punta, ma soprattutto possono dare una grossa mano in fase realizzativa. Mi viene in mente il Milan con Samardzic, per esempio, ne abbiamo parlato nei video precedenti. Certamente Samardzic non è un giocatore che a livello di funzionalità, a livello di ruolo, incarni perfettamente quello che sta cercando il Milan in questo momento, che sarebbe un vice Morata. Però è evidente che piuttosto che andare a prendere una seconda punta, come per esempio Tammy Abraham, poi chiudiamo la parentesi Milan, che è un punto interrogativo non sul valore del giocatore, ma sull'integrità del giocatore, io personalmente mi prenderei Samardzic, che in caso di necessità, come si dice adesso, espressione che a me non piace per nulla, alla bisogna, tra virgolette, possa dare una mano alla causa rossonera in fase di gol, in fase di realizzazione. Ecco perché sono un pochino preoccupato. Giuntoli, a quanto pare, questo lo leggo ovviamente dalle testate giornalistiche, lo sento dai colleghi di Tele Lombardia, rimane comunque fiducioso e ottimista. Sta di fatto che l'Atalanta, che quest'anno è estremamente ambiziosa, lo vediamo anche con tutta la legittima enfasi con cui sta andando ad affrontare questo impegno di Supercoppa, vorrebbe dire appunto per l'Atalanta ridimensionarsi, perché perdere contemporaneamente un giocatore come Coop Miners, O'Reilly sarebbe il sostituto, però è tutto da vedere. Ovviamente è un giocatore che viene da un campionato completamente diverso, è un giocatore che va visto nel contesto italiano, ma è un giocatore che al momento non vale su Coop Miners. Quindi veder partire Coop Miners e
non partire scamacca perché non sarà ceduto, ma rinunciare a scamacca. Poi sapete che dopo 6 mesi a volte il recupero è veloce, ma a volte il recupero diventa anche piuttosto complicato, diventa anche piuttosto lento. Forse potrebbe essere troppo. Ecco perché si è accesa in me una spia, ok? Come succede tante volte nelle macchine moderne, che adesso per qualsiasi stupidaggine si accendono le spie e chi come me è particolarmente ansioso di rimanere a piedi va completamente in tilt. Se mi si è accesa una spia, in questo caso a livello calcistico, e sono un pochettino preoccupato. Invece, buone notizie per quanto riguarda gli esterni della Juventus, perché? Perché abbiamo scoperto che scusa, Nico Gonzalez non è l'unico tentativo, sperando che Commisso non rifili il solito tra virgolette pacco. L'ho detto questo anche come battuta spiritosa a Tele Lombardia, visto cosa è successo con Bernardeschi prima, con Chiesa poi, e anche in parte con Vlahovic, nel senso che da come era partito Vlahovic ci si aspettava forse anche legittimamente qualcosa in più. Quindi non solo Nico Gonzalez, ma anche Galeno Italo-brasiliano, autore tra l'altro di una doppietta nella Supercoppa portoghese, che piace moltissimo a Thiago Motta, che Thiago Motta conosce molto bene e che piace moltissimo. In un primo tempo sembrava che fosse o Nico Gonzalez o Galeno, adesso sembra che la Juve li voglia prendere entrambi. E allora ecco che in un certo senso viene un po' alla luce qual è la strategia da parte di Giuntoli per poter, diciamo così, avere delle frecce al proprio arco in fase offensiva, un po' alla Samardzic, come abbiamo detto prima, e un po', ma in questo caso spero di no, all'Atalanta con Koopmeiners, che piuttosto che andare a prendere un attaccante che non ti fa la differenza, mi tengo Koopmeiners, che può essere importante anche in fase realizzativa. Speriamo non la pensino così, ma sono troppo esperti per non aver fatto questo tipo di ragionamento. Due parole, infine, per concludere, perché i commenti sono già stati fatti e io non ho voluto essere, come dico sempre, l'ennesimo pappagallo che ripete le cose già dette da altri, sull'amichevole col Brest di sabato, una Juve che ancora deve registrarsi. Non voglio essere disonesto intellettualmente come quelli che stanno dall'altra parte, eh. Ovviamente avete capito a chi alludo, che pur di incensare quello che era un tempo, e forse lo è tutt'oggi, il loro idolo, non negavano l'evidenza. La Juve non ha giocato bene, non è che mi abbia fatto impazzire nemmeno sabato. Questo mi fa capire che c'è molto da lavorare. Se mi preoccupo, no, non, da questo punto di vista devo dire la verità, non sono per nulla preoccupato, ma dico però che ovviamente in questo momento serve tempo e serve pazienza, e dietro l'angolo c'è la partita del campionato che incalza contro il Como del 19 agosto. Grazie.